Ciao a tutti da Podrak, qualche giorno fa su Instagram ho pubblicato un reel riguardante VisiFit. Non so se vi ricordate quell'applicazione che permette di fare attività fisica nel metaverso, ovvero voi vi indossate il vostro MetaQuest 2 e riuscite a pedalare su Google Street View. Ecco, ho pubblicato un reel su Instagram che è praticamente questo qui che vi sto facendo vedere, dove ci sono io che pedalo in una città italiana vicino al lago e descrivo un po' quello che sta accadendo, ovvero sto pedalando con l'assistente lì Alice che mi dice come devo pedalare e niente, faccio vedere il paesaggio e di come appunto sia possibile già accedere a una specie di metaverso e pedalare per fare attività fisica. Ecco, su TikTok l'ho sempre fatto, non è mai successo niente, non ci sono stati commenti strani, anzi solo gente curiosa di vedere magari altre città con questo nuovo strumento tecnologico, mentre su Instagram è andato un po' diversamente. C'è talmente tanta ignoranza che molti commenti li ho dovuti cancellare, ma non tanto perché non avevano un senso logico, ma perché erano propensi a insultare soprattutto i ciclisti, poverini, che non c'entrano niente, non so perché. Ma la maggior parte dei commenti era: investiamo i ciclisti, togliamo i ciclisti dalla strada, ma dicendo parole che non sto a ripetere. Molte parole contro la gioventù: guardate come la gioventù si sta bruciando con questa nuova tecnologia stupida che non serve a niente. Ecco, questo genere di commenti. Sapete che Instagram ormai fa parte integrante di Facebook, anzi addirittura i reel di Instagram finiscono nel social network di Facebook, quindi è normale che ci siano questi commenti. Ma ho pensato, perché tenermi questi commenti qui solo per me? Leggiamoli insieme qui su YouTube e vediamo cosa pensa la gente del metaverso. Piccola premessa sul metaverso: in realtà molti dicono, per esempio questo commento, questo non è il metaverso, basta definire metaverso qualsiasi realtà virtuale. Allora, questo è un commento un po' strano, perché in realtà il metaverso esiste da diverso tempo, non è che è stato Facebook, con la conversione da Facebook a Meta, a inventare il metaverso. Il metaverso esiste da diverso tempo, anzi direi di andare a leggere una definizione abbastanza generica su Wikipedia, perché no? Metaverso è un termine coniato da un certo tizio, libro di fantascienza cyberpunk, descritto come una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. Quindi sostanzialmente il metaverso è tutto ciò che riguarda un avatar, tipo una persona che entra in un mondo non reale e riesce a interagire. E cosa possiamo definire metaverso? Tutto ciò che riguarda ad esempio i visori, quindi l'Oculus Quest 2, tutti quei visori che ci permettono di entrare in un mondo non reale, ok? E quindi di interagire anche con i controller in modo diverso, differente rispetto alla realtà. Ben diverso rispetto alla realtà aumentata. La realtà aumentata è tutto ciò che va ad aggiungersi alla realtà, e possiamo considerare invece realtà aumentata, per esempio, i filtri di TikTok che vi permettono di aggiungere animazioni, personaggi non reali con la vostra fotocamera. Siete in un mondo reale, ma andate ad aggiungere qualcosa di non reale. Quindi sto parlando di tutti quegli effetti di TikTok, ma anche le applicazioni che si occupano proprio di riprodurre elementi di realtà aumentata con la fotocamera, ad esempio, o altro. Quello che sta facendo Zuckerberg è quello anche di creare un ponte tra metaverso e realtà reale, quindi sta coniando anche un sistema per integrare quindi tutto in un sistema unico. Quando siamo nel metaverso riusciamo a fare le nostre cose, ma le cose che facciamo, ad esempio scopo lavorativo, in qualche modo dobbiamo integrarle anche nella vita reale. Per esempio, nel metaverso utilizziamo Word per creare i nostri documenti, interagire con i nostri clienti all'estero, poi vogliamo prendere questi documenti e portarli nella realtà reale. Ecco, è questo che vuole fare Zuckerberg con il metaverso e la società Meta: unire i due mondi creando ad esempio degli occhiali più comodi rispetto a un Oculus Quest 2, che sono decisamente dispositivi ingombranti, e quindi permetterci di lavorare sia nella realtà aumentata sia nel metaverso, ma di non tenere i due mondi distinti, addirittura in modo collaborativo. Quindi ora vi ho detto
quello che penso io sul metaverso. È un concetto già esistente che possiamo paragonarlo alla realtà virtuale, ok? Che è differente dalla realtà aumentata. La realtà virtuale, noi entriamo in un mondo che non esiste e interagiamo con questo mondo. La realtà aumentata invece è il nostro mondo, ma con qualcosa di surreale. Ad esempio, ripeto, i filtri di TikTok oppure le animazioni che possiamo generare attraverso delle applicazioni specifiche. Ma torniamo adesso agli altri commenti. Questo è un commento sensato, nel senso, si discute su quello che è metaverso, non è metaverso, ci sta, non è assolutamente un brutto commento, ci sta interagire e capire bene questa cosa. Un altro commento: sono un progettista e sono un appassionato di tecnologia, ma tutta questa foga del metaverso la trovo di una tristezza immane, meglio andarci dal vivo in bici. Ecco, già che sei un progettista e un appassionato di tecnologia, un po' mi meraviglio di questo commento. Perché in realtà la tecnologia, come tutte le cose, bisogna saperla utilizzare, non bisogna mai eccedere. In questo caso, che cosa possiamo fare su VisiFit? In VisiFit possiamo pedalare con la nostra cyclette, quindi la nostra cyclette attraverso un sensore si collega all'Oculus Quest, quindi capisce quando pedaliamo e riesce a farci divertire un po' di più rispetto a una normale ciclettata, perché vediamo un mondo abbastanza reale come Google Street View. Quindi non è una cosa stupida, è una cosa che ci permette di invogliarci a pedalare, quindi fare attività fisica. È normale che fare attività fisica in bici è meglio, è normale, ma anche, che ne so, su Farming Simulator è meglio andare a lavorare e zappare sul serio che giocare a un videogioco. Ma bisogna equilibrare bene le cose. Se io non eccedo, io lo utilizzo con intelligenza la tecnologia, non sto facendo nulla di male. Posso utilizzare ad esempio questo strumento quando piove. Tu quando piove esci con la bici? Esci ogni giorno con la bici? Non sempre tutti abbiamo la possibilità di uscire con la bici. Non so te, ma io dalle 8 fino alle 6 sono impegnato con il lavoro, 6 di sera. Poi difficilmente esco e vado a farmi un giro con la bicicletta dopo una giornata di lavoro. Magari con la cyclette posso stare abbastanza comodo in casa e invece di stare sul divano a guardarmi Barbara D'Urso posso andare sulla cyclette con l'Oculus Quest e fare del bene anche al mio corpo, perché questa attività fisica mi aiuta anche in qualche modo a mantenermi in forma. Bisogna utilizzarlo in modo intelligente. Poi ovvio, magari nel weekend con la bicicletta reale ci vado, e non è detto che poi tutti abbiano una bicicletta, attenzione. Un altro commento che in continuazione ho visto in ripetizione qui sul reel, tantissimi, forse la metà, sempre in mezzo i... Io non ho capito che problemi hanno. Allora, io spero che la maggior parte siano ironici, ma secondo me non tutti sono ironici, perché si vede effettivamente in questo mio video che sono in mezzo alla strada. Ma io penso che con la logica si arrivi, se siamo nel metaverso non diamo fastidio a nessuno, anzi ti dico di più, si può andare anche in autostrada con questo tipo di strumento, perché appunto le auto non esistono se non tu e la tua bicicletta e magari l'assistente che ti dice cosa devi fare. Quindi il fatto di tenermi sulla destra non ha alcun senso, e molti hanno contestato questa cosa, cioè dovevo andare per forza accostato nella carreggiata e non rimanere al centro perché a loro triggera questa cosa. E non ho capito se sono ironici, io spero di sì, alcuni si capisce che sono ironici, ma altri mi sa che dicono sul serio, cioè proprio con questo ragionamento dicono non devi stare al centro, anche nel metaverso devi metterti a destra. Altro commento: POV lo puoi fare in real life, cioè andare in bicicletta senza necessariamente acquistare un Oculus Quest e tutto il resto. E spesso in questi commenti che dicono cose un po' strane ci sono tanti mi piace, quindi vuol dire che quel commento è compiaciuto da diverse persone. I mi piace su Facebook sono il male, perché spesso e volentieri nelle notizie anche tragiche, persone che muoiono, che hanno avuto sventure, si vedono le emoji, no? Che vengono un po' usate in modo random dalle persone che non commentano, sono i nuovi leoni da tastiera 2.0 che non commentano, però mettono la reaction della persona che ride, della persona arrabbiata, insomma mettono la reaction del leone da tastiera 2.0 incazzato oppure
che vuole prenderti per il culo senza commentare, ecco. A parte questo, torniamo al commento. Sì, lo puoi fare in real life, ma ti ripeto, ci sono condizioni dove questo risulta conveniente. Per esempio, io ho avuto il COVID ad aprile e non potevo uscire per 10 giorni. Grazie a questo strumento ho avuto la possibilità di continuare ad allenarmi, cercare di mantenermi in forma e di non restare lì affossato sul divano. Quindi dipende molto da come utilizzi la tecnologia. È ovvio che non devi esagerare, cioè che stai 8 ore con questo Oculus Quest a pedalare per tutta Italia. Devi utilizzarlo in modo intelligente, tipo, che ne so, la sera invece di stare sul divano a guardare un film, una serie TV, fallo sulla cyclette guardando un film su Prime Video, come sto facendo io in questo ultimo periodo. Vi consiglio la serie TV scritta SEAL Team, è bellissima quella serie TV, ve la consiglio, link in descrizione di Prime Video. Sono 4 stagioni, me li sono pappati tutti sulla cyclette, mi ha permesso di fare attività fisica, ma nel frattempo invece di stare sul divano l'ho vista sulla cyclette. Metaverso e peli senza cervello. Quindi questi strumenti vi bruciano il cervello, brutti giovani che non capite niente. Meglio stare davanti alla TV seduti sul divano a guardare Barbara D'Urso. Poi quando dici così loro ti dicono no, ma prendi la bici, ma loro voglio vedere quante volte sono usciti in bicicletta a fare un giro. Altro commento, vacci veramente in giro, ma io non capisco da che cosa si deduce che io non vado in giro realmente con la bicicletta da un reel di soli 30 secondi. Da che cosa si deduce? Ma la gente a volte commenta e si fa i suoi giri mentali su una persona senza conoscerla. Fosse la volta buona che ve se levamo e dai in mezzo alla strada. Vabbè, questo è un commento ironico. Però prendo questo commento perché ci sono stati tanti commenti che dicono: oh, voi ciclisti, cioè come se io fossi un ciclista per aver realizzato 30 secondi di reel. Io magari la bicicletta non la prendo mai, magari la prendo una volta all'anno. Per il mondo del web, per via di questo reel, sono automaticamente considerato un ciclista. E questo fa un po' strano, non è la prima volta che capita, anzi succede tutti i giorni. Cioè basta che una persona parla di un determinato argomento sul web, magari per più volte, automaticamente quella persona diventa esperto. Per esempio una persona che è un dottore inizia a parlare di, che ne so, biciclette, ecco, non è più un dottore, è più un esperto di biciclette. Oppure, che ne so, un perito informatico che inizia a fare video di cucina sul web e diventa automaticamente un cuoco per la mente delle persone. Questa è una cosa positiva perché ti permette di assumere dei ruoli nel mondo del web che possono diventare anche professioni senza necessariamente che tu abbia studiato una vita per diventarlo. Per esempio, uno si immagina, fa video di cucina, magari ha studiato in un alberghiero, oppure, che ne so, uno che fa video di tecnologia magari ha studiato informatica. In realtà non è necessario nel mondo del web, e questa è una cosa positiva e negativa, perché finché si tratta di queste cose a livello hobbistico ci sta. Però può iniziare a diventare preoccupante quando ad esempio iniziano a sorgere degli elementi che iniziano a parlare di medicina, come curarsi, roba di questo genere, senza aver mai preso una laurea su quel tipo di argomento, creando magari possibili danni. Quindi c'è un lato positivo e un lato negativo. Niente, in questo video abbiamo visto un po' la portata dei commenti, che si assomigliano tutti a questo tipo di tono. Comunque il succo del discorso qual è? Che la tecnologia in questo caso non bisogna vederla mai con un aspetto negativo, bisogna dargli una possibilità. A livello sociale può sembrare qualcosa di orribile, qualcosa che distruggerà sempre di più i contatti umani, ma in realtà io lo vedo diversamente, perché ognuno di noi, se abbiamo un po' di cervello, riusciamo a darci una regolata, e dobbiamo darcela subito questa regolata. Non bisogna mai eccedere e non bisogna mai esagerare. Quindi secondo me MetaQuest ha del futuro e ci migliorerà la vita, ci aiuterà a fare un sacco di cose. Ma come è stato per i computer, come è stato per gli smartphone, come con tutte le tecnologie, bisogna usarle con intelligenza e non con stupidità. Quando si usa tutto con intelligenza, le cose migliorano, non vanno mai a peggiorare. Detto questo, fatemi sapere invece voi di YouTube cosa ne pensate di tutti questi commenti del metaverso, del MetaQuest, di VizVit, di tutto quello che volete. Io aspetto i vostri feedback, lasciatemi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!